Tommaso, l'Empoli inizia il 2023 con un pareggio, un punto prezioso, un punto importante. Ma sì, sicuramente è un punto importante perché venivamo da uno stop lungo, non era facile ripartire così, ripartire bene. Siamo partiti molto bene, potevamo chiudere la partita in alcune situazioni, però veniamo via con un punto molto importante da un campo difficile. Raccontaci questo gol, dopo 3 minuti con il destro in diagonale a superare Silvestri, questo triangolo profondo con Caputo. Ma sicuramente un gol bello di cui sono contento, come ho già fatto ho ringraziato Caputo perché mi ha dato una grandissima palla e comunque un gran giocatore, un giocatore esperto che penso possa darci una grande mano da qui a fine della stagione. L'Empoli ha chiuso il 2022 con la vittoria sulla Cremonese, oggi una ripartenza buona, questo pari alla Dacia Arena, un'altra prova di squadra da parte dell'Empoli anche oggi. Sì, penso sia stata una prova molto importante, una prova di carattere e abbiamo fatto vedere che comunque ci siamo ripartiti bene, abbiamo fatto un bel ritiro e quindi siamo orgogliosi di questo, dobbiamo solo continuare su questa strada. Com'è stato riprendere a giocare partite vere con 3 punti in palio, partite ufficiali dopo la lunga sosta? Sì, sicuramente non era facile perché comunque era uno stop che non c'era mai stato prima in campionato, però secondo me ci siamo fatti trovare pronti, siamo stati bravi e dobbiamo continuare su questa strada e cercare di raggiungere il nostro obiettivo prima possibile. Ultima cosa, perché da una trasferta all'altra, da Udine a Roma contro la Lazio, il prossimo appuntamento dell'Empoli, un'altra gara molto molto impegnativa domenica. Sì, certo, sicuramente sarà una partita come questa, una partita difficile, una partita contro una grande squadra. Cercheremo di far punti come abbiamo sempre fatto e cercheremo di dare il meglio per questa gara.